Grande attesa per l'inizio della stagione di prosa al Teatro Civico, 12 gli spettacoli in programma. Sì, quest'anno la nostra programmazione prevede la giusta commistione fra innovazione e tradizione. Abbiamo lavorato in questo senso con la Commissione per garantire il massimo della qualità e della proposta alla Città della Spezia, perché pensiamo che il Teatro Civico debba avere questo tipo di responsabilità. Quindi accontentare sicuramente il vasto pubblico e il grande numero di abbonati, ma con punte di sicura eccellenza e con qualche spettacolo anche di natura un pochino più difficile, più controversa, e poi c'erano anche le grandi commedie, i grandi classici in scena. Primo spettacolo in programma per giovedì 8 e venerdì 9 novembre. Il primo spettacolo quest'anno, L'odore assordante del bianco, uno spettacolo su Vincent van Gogh, la regia di Alessandro Maggi, che fa parte anche lui della commissione tecnico-scientifica, sarà uno spettacolo singolare in questo senso, perché non ci sarà soltanto questo grande spettacolo che sta raccogliendo grande successo e consenso, ma apriremo il Teatro Civico alle scuole. Cosa vuol dire questo? Daremo la possibilità ai giovani, in base all'indirizzo, in base al liceo, all'istituto, di poter seguire nella settimana di allestimento quello che accade sul palcoscenico. Quindi per i ragazzi che vanno a diventare attori, registi, avranno la possibilità di poter vedere da vicino il lavoro del regista con gli attori. Per i ragazzi ad indirizzo tecnico, che vogliono diventare magari, potrebbero diventare grandi scenografi, macchinisti, elettricisti, avranno la possibilità di vedere questi professionisti sul palcoscenico lavorare in fase dell'allestimento. Un approfondimento sulla stagione del Teatro Civico andrà in onda mercoledì 3 ottobre a partire dalle 21:10.